OMG, ci sono gli International Man of the Match di Coppa America ed Europei e io li voglio tutti! IG Volte, il sito con la consegna più veloce al mondo. Sicuro, velocissimo e affidabile. Passa in descrizione, clicca il link e con il codice FOOLISH avrai un ulteriore sconto del 6%. Ragazzi, non dovete preoccuparvi, un episodio a settimana della carriera arriverà sempre e comunque, almeno che non succeda proprio l'irreparabile. Sono abbastanza bravo da un paio di mesi a questa parte, quindi non dubitate di me, per favore. So che ve lo aspettate il lunedì, ma qualche volta potrebbe uscire il mercoledì, venerdì o sabato, qualsiasi altro giorno della settimana, solo Dio lo può sapere. La classifica è buonissima perché siamo solamente 5 lunghezze dal Milan e vabbè 10 dall'Inter. Però Napoli, Torino, Juventus e Lazio sono lì dietro, ci stanno pressando incredibilmente insieme anche all'Udinese e Bologna e la Roma, e la Fiorentina, il Sassuolo, e l'Hellas, e il Cagliari. Insomma, non dobbiamo deconcentrarci. Ma come ogni episodio della carriera che si rispetti, salutiamo l'ultimo like su Instagram. Passate qui sotto in descrizione, seguitemi sotto tutti i miei social network e cliccate su tutti i canali dei Brilles. Ovviamente tranne uno, vediamo se lo sapete, scrivetemelo nei commenti. L'ultimo like è di Dave underscore w.b.b. La semplicità in un nome utente. Eccolo qui, ciao Dave, grazie per aver messo mi piace alla mia ultima foto. Hi guys, sono Foolish e bentornati in un nuovo video. Sì, perché ogni tanto mi scordo di dirlo all'inizio, lo dico un po' in mezzo al video. Oggi giochiamo contro il Cagliari, poi ci sarà il Sassuolo e inizierà finalmente il calciomercato. Direi di mantenere la formazione titolare perché tanto sono abbastanza riposati, ragazzi. Chissà se Ibra almeno contro il Cagliari poi da subentrato un gol, un assist, un fallo, uno schifo. Migliori record fuori casa, attenzione, siamo primi con 16 punti fuori casa. E oggi giochiamo anche in trasferta. È partito Dybala, è partito il circo, prova a lanciare Munir in profondità, Munir va a prendere il pallone, si impossessa proprio di tutto il fondo campo, Munir dentro per Dybala, il tiro, la parte vuota, Yesé, no, parata di Capuano, Yesé rovesciata, sembrava Higuain col Frosinone. Munir la tiene lì, poi con il tacco serve Yesé, i due spagnoli, Yesé dentro a cercare Zukanovic in profondità, prova il cross di prima intenzione Zukanovic, c'è Dybala, bruttissimo cross, la metti giù col petto, ehi, ma si è buttato per un motivo Dybala, fatemelo rivedere, voglio il replay, non può esserci. Dai, per favore! Forza di gravità over 9000. È partito Carlos Carbonero, ha una corsia davanti, praticamente da solo, Carbonero, dentro per Cuadrado, una bella palla, Cuadrado non ci arriva. Viene tagliato via tutta la difesa. Viene a prendere Dybala, Dybala si prova a girare, molto bene, ancora Dybala, in possesso della palla, vuole andare via, proprio Dybala, ancora in posizione Dybala, non salta Di Gennaro. Attenzione, 2 contro 1 pericoloso del Cagliari, Fossati, entrato in area, Fossati, sì, il tiro! Per fortuna se l'è mangiato. Padoin, che adesso è andato proprio al Cagliari. Adesso vorrà battere la sua neo squadra perché qui dentro gioca nella Samp. E allora dentro la palla di Dybala. Dybala può partire, Dybala ne salta uno. Finalmente si è acceso Paolo Dybala. Dybala ancora lui. Dentro per Munir. Adesso possiamo attaccare con tutti gli obiettivi. Attenzione perché Yesé è andato a fare il centravanti. Prova a saltarlo Munir. È entrato in area. Munir la mette per Yesé. Si scontra con la difesa. Yesé. C'è Yesé che può accelerare. Yesé va con un rimpallo. Attenzione, deve tenerla in campo. Yesé accelera ancora una volta. La tiene. Mamma mia, capitan Yesé. Li salta tutti. E poi la mette per Zukanovic che può andare al cross. Zukanovic vuole andare sul fondo. La mette bassa Zukanovic. Ancora in posizione. Ancora Zukanovic. La mette sul fondo. No, ma la mette direttamente fuori, cazzo. Munir si è fatto male. Aia. Un infortunio, Munir non ci voleva proprio. Attenzione, adesso siamo addirittura 2 contro 2. Allora c'è Dybala da solo perché Munir è ancora fuori. Dybala non riesce a saltare, poi sì. Allora serve Yesé, Munir chiede di rientrare in campo. Munir ce la fa, Yesé, anzi no, Zukanovic addirittura come un treno. Adesso si appoggia, adesso dentro per Zukanovic, prova il cross di prima per Cuadrado, di testa subito Ibarbo, pericoloso, attenzione, ci salta, è da solo Ibarbo, può andare in velocità Ibarbo, no, ti prego Ibarbo, non farlo. Scuffette, scuffette, subito Ibarbo, pericoloso. Ma Munir non ce la fa, non ce la fa. Bisogna cambiarlo assolutamente. Speriamo niente di grave, mettiamo dentro Dio Zlatan e proviamo a far fare la prima punta di Bala e a Ibrahimovic il trequartista. Proviamo ad andare in offensiva, dobbiamo attaccare di più, dobbiamo tenerli alti. È entrato anche Sau, adesso è Sau Ibarbo l'attacco del Cagliari ed è un casino. Proviamo ad andare via con un triangolo di Bala. Serve Yesé sulla corsa, mamma mia che azione, che bella giocata. Come siamo usciti? Yesé ancora, prova ad accelerare. Yesé non riesce a saltare il suo marcatore che è Capuano. Allora dietro per Zukanovic, c'è Ibra in area, prova a metterla proprio per Zlatan, la palla arriva a Nyuguri, la rimette dentro per Ibra, attenzione Ibra per Dybala, la palla è lì. Attenzione, c'è Dybala, può aspettare la sovrapposizione e lo fa benissimo per Cuadrado. Attenzione, adesso c'è Yesé in area, Cuadrado prova a servirlo, Yesé messo giù, Dybala ci arriva, il tiro, a parte vuota Dybala.
favorito di tutta corsa. L'ha iniziata lui, l'ha data a Cuadrado, l'ha crossata per Yese, l'ha protetta, ha preso il fallo e poi è arrivato Dybala. Due volte non ha mollato su Colombi. La infila, il gol di 1-0. Mai così importante un gol di Dybala. Guardate queste palle, poi una volta Dybala, Colombi e poi a porta vuota. Sulla respinta, non può fare niente. Paulito Dybala, 1-0 ancora una volta. Quando non segna Munir, segna Dybala. E non segna mai Ibra. Attenzione, possiamo ripartire. Odegaard va da Cuadrado, largo. Cuadrado adesso va sul fondo, dobbiamo far passare anche del tempo magari. Allora Cuadrado prova a crossare per Yese di testa. E c'è anche il 2-0 che la chiude definitivamente. Come il primo gol, la palla arriva da Cuadrado, arriva Yese e questa volta insacca il capitano. 2-0, partita chiusa. Attenzione, c'è Zlatan che adesso vuole andare via di fisico. Zlatan dentro per Odegaard, gran palla di Zlatan per Odegaard. Odegaard la può proteggere, Odegaard il tiro e c'è il 3-0. Decisivo Zlatan, decide di chiudere definitivamente, ancora una volta parte 2. Un mostro, veramente un mostro. Abbiamo trovato forse la dimensione di Ibra? Forse la dimensione di Ibra è stata trovata nel momento in cui inizia il mercato e si fa male Munir? Non lo so, la partita col Sassuolo deciderà tutto. Finisce qui 3-0, partitona, una delle migliori partite sotto la vena realizzativa. Intanto il Milan ha perso e noi ci portiamo a meno 2, zitti. Tanto io chiedo 20 milioni così e do delle garanzie alla Samp un po' strane, ma mi servono per il mercato. Allora, mi hanno detto no a 20, ma 14-0, 32.499 sì. Va bene, allora li prendo. Io inizio, provo ad offrirlo a tutti questi, Neymar, Ronaldo, Sanchez, El Shaarawy, no, forse Felipe Anderson e Coman, no, Suarez, insomma tutti i campioni. Io provo a offrirgli Ibra e qualche soldino. Intanto iniziano a chiederci subito Scuffet. Io per venderlo, facciamo 20 milioni? Intanto oggi c'è la partita contro il Sassuolo di The Giant e proviamo a far giocare Ibra dietro Dybala come nella partita contro il Cagliari. Dai Ibra, spacca la porta con una punizione da lì, l'ho tirata proprio a caso, vediamo. Oh, quasi nel set. Attenzione, è partito Cuadrado, l'abbiamo servito. Vai Cuadrado, puoi andare, puoi spingere. Hai una prateria. Cuadrado il tiro, la parata. Che parata ha fatto? Era una cannonata. Zlatan dentro per Dybala, si appoggia subito a Cuadrado. Attenzione, c'è Yese che ha tagliato. Cuadrado prova a servirlo, Versalico copre bene. C'è Dybala, si appoggia a Ibra. Adesso il terminale più offensivo, più avanzato. Dybala dentro per Cuadrado. Cuadrado vede il taglio di Dybala, lo serve, è in area. Dybala con il destro, ehi, fallo. Fallo dal limite. Dybala sul punto di battuta. Proviamo il mio solito schema. Dybala dentro per Ibra. Il tiro di Ibra. Mamma mia, che schifo. La testa Rugani. Aspetta bene, serve ancora una volta Dybala, che può partire, può puntare tutti. Dybala, attenzione, entra in aria con una gran spinta. Dybala al tiro, murato dalla difesa. Attenzione, c'è Ibra, vede il taglio di Dybala, lo serve. Attenzione, Dybala può andare. Dybala vede il taglio di Cuadrado. Ehi, non lo serve, fallo direttore, fischiamolo. Io ci provo. Dybala va con il tiro a giro. Dybala! La prendevo anch'io. Carbonero vuole saltarli, ce la fa Carbonero con la sua velocità. Chiede 1-2 Dybala. Dybala dentro per Carbonero. Il tiro di Carbonero e c'è l'1-0 di Carbonero. Ma fa sempre tutto quel numero 21 lì che lo va ad abbracciare, il nostro bimbo Paolo Dybala. L'avevo detto, Dybala contro come Maradona. E il titolo di questo video sarà proprio questo, perché non c'è Munir e fa tutto lui, è il nostro Maradona. Sì, diciamo che è un paragone un po' forzato, forse un po' troppo, una bestemmia calcistica al momento, però è decisivo e Berardi si incazza. Potevi venire da noi e invece sei voluto rimanere a Sassuolo. Quasi un'offerta per Berardi la faccio, adesso che ci penso. 1-0 Carbonero, ma che Dybala è. Ah, come ci ha tagliato bene De Frey in area. De Frey il palo, grazie signore, grazie. Berardi ancora lì. Ibra dentro per Dybala. Ibra di prima è veramente devastante, mamma mia, un metronomo, sembra Pirlo. Ancora Ibra dentro per Dybala, un altro passaggio fatto bene. Dybala, che gran passaggio di merda per Yese. Ibra dentro per Carbonero, si appoggia a Dybala, dentro per Yese. Attenzione, Ibra si è lanciato, allora Yese prova a servirlo. La prima volta che Ibra va in attacco in questa partita. Ibra ancora lì la tiene, non guadagna neanche la rimessa, però ci sta. C'è Dybala, alias Maradona per questo episodio. Maradona, ancora lui, è mancino, è argentino, è un attaccante. Il tiro, la parata. Io lo so quanti commenti negativi mi scriverete qui sotto. Benissimo Paduello, fa da Dio, sempre fortissimo, il più forte di tutti. Vede partire ancora una volta Carbonero, che si inserisce benissimo in questa partita. Carlos Carbonero messo giù da Acerbi. Direttore, no, questa volta è scandaloso. Questa volta è scandaloso, ero davanti alla porta da solo con Carbonero. Non puoi permetterti, ci vuole la moviola in campo.
Daniele verde, sull'esterno, verde, la può crossare, la mette per Cuadrado. Attenzione Berardi, dentro, la mettiamo fuori di testa, la palla che torna a Berardi, ti prego tirati su, non fare lo sciocco. Berardi, mercato da Regini, ancora Berardi, non so che cosa stia facendo, poi lo mette, il cross con il mancino pericoloso, sarà calcio d'angolo, la copre Padoin. Poi palla nel territorio di nessuno, ma facciamo uscire Consigli che magari la sbaglia. Attenzione, la palla è ancora lì, arriviamo prima noi, con Carbonero, proviamo, il tiro da lontanissimo, oddio, sarebbe stato il gol del l'anno, sarebbe crollato Marassi. Adesso c'è Odegaard, deve allargarsi Cuadrado, lo fa Munir, lo serve, serve Cuadrado, e adesso può andare dalla bandierina. Cuadrado messo giù, non c'è il fallo, attenzione, la palla arriva però da Scuffetta, il 90esimo, mancano 2 minuti di recupero, io direi di tenerla qui per sempre quasi. La lancia lunga e finisce la partita, 1-0, seconda vittoria consecutiva di questo video. Ci siamo ragazzi, ci siamo, abbiamo inanellato una gran serie positiva di partite e addirittura Ibra sta giocando bene, quindi ragazzi, concentrati qui con la testa. Attenzione, il Real Madrid è interessato a Ibrahimovic, ma oltre a quello vuole 98 milioni e mezzo di euro. Guardate ragazzi, io posso spingermi fino a 14 proprio perché poi non ne ho più. Dai, io direi che per Rugani voglio almeno 60 milioni di euro, vediamo se me li date. Tanto attenzione perché l'Arsenal ha accettato Ibra 8 milioni per Alexis Sanchez. Scrivetemi magari qui sotto nei commenti che cosa ne pensate, perché inizia a essere una bella trattativa questa qui. Invece la Juve ha accettato Ibra 3 milioni per Morata, però mi dispiace dar via Ibra per Morata. Intanto ci teniamo aperte tutte le finestre e poi magari scrivetemi qui sotto qual è l'attaccante che volete andare a comprare al posto di Ibra. Anche Sturridge, Ibra per Sturridge alla pari mi hanno accettato. Però intanto ragazzi siamo arrivati a una giornata decisiva. Giochiamo contro l'Inter capolista e possiamo andargli a rubare 3 punti importantissimi. Insomma, il prossimo episodio sarà bellissimo perché ci sarà l'Inter, poi ci sarà tantissimo calciomercato, vedremo la fine che farà Ibra, mamma mia non vedo l'ora. Ragazzi spero che il video vi sia piaciuto, se è così vi invito a mettere un pugno di pollice e iscrivervi al mio canale qualora non l'aveste ancora fatto. Noi ci vediamo in un prossimo video che arriva molto presto. Ciao ragazzi, dritto per dritto.